Amici, bentornati su questo canale. Oggi parliamo di un argomento di cui si parla troppo poco, ma è importantissimo. Parlo del lettering, ovvero, detto anche un po' impropriamente, in realtà la scelta dei caratteri o delle fonts, come si dice in termine tecnico, in particolare per noi filmmaker, nel titolare. Perché qualunque tipo di audiovisivo noi confezioniamo, sia che abbia un taglio televisivo, documentaristico o perfino una trasmissione televisiva o qualcosa di simile da mandare sul web, ma anche quando confezioniamo video narrativi, in particolare cortometraggi, spot pubblicitari, video musicali, tutte queste cose fondamentalmente, almeno per i credit e per la titolazione, utilizzeranno delle scritte, dei titoli, dei fonts, dei caratteri. E in realtà è un po' come quando vi parlavo dell'audio, no? Dice, noi amiamo le immagini e quasi sempre all'inizio pecchiamo nella qualità dell'audio perché ci piacciono le immagini. In realtà ancor più vero è sul lettering, sulla scelta dei caratteri, su come titoliamo. In realtà è un vero e proprio biglietto di presentazione. Noi ci accorgiamo che un audiovisivo è amatoriale, è prodotto in casa, perché il lettering è sgradevole. Abbiamo una sensazione di amatorialità, di non c'entra niente, di ma come brutto, ma come il corpo, cioè la grandezza è sbagliata, il colore, eccetera, eccetera. In realtà sembra una sciocchezza, ma questa operazione e quindi la conoscenza delle fonts, dei caratteri, è essenziale. Per questo motivo, per migliorare io in prima persona, che da un po' di tempo mi sono posto questo aspetto, questo problema, e poi quindi per consigliarlo a voi, ho comprato questo libro a dir poco meraviglioso, Sei proprio il mio typo, no? Il gioco di parole tipo typo. Scritto da tal Simon Garfield per i tipi della Tea Edizioni, tra l'altro un bel librotto di quante pagine sono? 350 e rotti, a 12 euro, o addirittura 11 l'ho pagato su Amazon, lascio ovviamente il link in descrizione. E ora vedremo quanto è affascinante e quanto appunto ci interessa conoscere il mondo delle lettere, dei caratteri, perché in realtà ogni tipologia di carattere, di fonts, porta tutto un suo mondo di comunicazione. Alcuni fonts, vedremo, sono estremamente virili, sono molto classici, alcuni invece sono moderni, alcuni sono aggraziati e femminili, alcuni trasmettono energia, alcuni trasmettono fiducia nel futuro, modernità, urbanizzazione, globalizzazione. Dice, ma non starai esagerando? Assolutamente no, chiunque abbia studiato grafica sa che queste cose sono veramente l'ABC, ma noi che facciamo tutto da solo, oltre a filmare, occuparci dell'audio e montare, dobbiamo anche, diciamo, vederci l'aspetto grafico e quindi la titolazione e quindi l'uso dei caratteri o delle fonts. I caratteri che adoperiamo oggi, questa è la prima cosa che mi ha stupito, perché veramente è pieno di fascino questo libro, è che in realtà quasi tutti sono molto antichi, qualcuno addirittura è di prima del 1800, la maggior parte fra la fine del 1800 e i primi anni o massimo la metà del 1900. E oggi li usiamo e sono assolutamente moderni, o per quanto riguarda caratteri come l'elvetica o il grotesco, sono veramente eterni, evergreen. Si chiamano fonts, le fonts, perché? Perché viene dal francese fonte, ovvero fuso. E cioè, fin quando non si è affermata la stampa digitale e comunque prima l'offset che lavorava con la gomma, diciamo, la tipografia classica funziona con i caratteri in metallo, quelli lì, diciamo così, che con cui si facevano i giornali, con le vecchie golorose monotype o linotype, tutta una storia che tra l'altro è raccontata nel libro, questi due rivali, queste due tecnologie, ora ci interessa fino a un certo punto. Quindi fuse, fonte, dal francese, e diventano font. La prima distinzione che dobbiamo fare fra le fonts, fra i caratteri, sono quelli serif e sans serif, lo dico in francese, cioè con o senza grazie. Dice, che sono le grazie? Io conosco grazie, graziella e grazie ancora, ma qua ci riferiamo alle grazie in senso tipografico, perché i caratteri che si rifanno, soprattutto i caratteri romani, quelli che si usavano nell'antica Roma, quindi caratteri che noi possiamo trovare sui monumenti scritti in latino, avevano le grazie e ce l'hanno tutt'oggi fonts come il Times New Roman, ad esempio. Vale a dire che alle estremità di queste lettere ci sono, diciamo, quelle graziose aggiunte che si chiamano per l'appunto grazie. Normalmente, ovviamente le regole possono valere in senso
anche generico e non troppo rigido, i caratteri con grazie ricordano, sono legati alla tradizione, al mondo antico, all'istituzionalità, eccetera. I caratteri invece che non hanno le grazie, i sans serif, sono, come vedremo, ne parleremo tantissimo, sono molto più moderni, sono nati in genere appunto diversi anni dopo i caratteri con grazie, e sono quasi sempre legati alla modernità, all'urbanizzazione, alla globalizzazione, alla fiducia nella società moderna, liberale, alla società dei consumi. Insomma, sono molto legate alla modernità, diciamo, sono il simbolo della fiducia nel futuro della città e quindi molto adoperate in pubblicità e anche in realtà nell'editoria, quando tutte le volte, insomma, che si voglia scegliere un carattere che non sia pesante, mettiamolo così, ma invece molto più fruibile, molto più asettico, molto più moderno, e diciamo che non si fa notare, perché una regola, specialmente quando si parla di editoria, no, di lettura e non tanto di titolazione pubblicitaria, ma anche in quel caso a volte, diciamo che vale la regola che vale per noi filmmaker per quanto riguarda i movimenti di macchina, cioè, come diceva Bob Zemeckis, il movimento di macchina ideale è quello che ti trasporta, ti fa vivere un'emozione maggiore, ma del quale non ti accorgi, non dici che bello, la macchina si è girata 3 volte, no, se è così evidente quel movimento di macchina, se urla la sua presenza, vuol dire che è sbagliato. Un po' per i caratteri è la stessa cosa, lo vedremo fra un attimo, quando parlerò del gotico, sono caratteri, appunto in particolare l'esempio dei caratteri gotici, talmente ingombranti, talmente che urlano la loro presenza, che se non per degli specifici usi da considerare sul piano grafico, è sempre un mezzo errore utilizzare questi caratteri così ingombranti, insomma, che si fanno notare così tanto. Il primo capitolo è dedicato a un vero e proprio caso che conoscono tutti i grafici e su cui ormai ci si ride sopra, ovvero il carattere, in questo caso moderno, nato negli anni 90, Comic Sans. Il Comic Sans fu creato da Vincent Conner, che era impiegato per la Microsoft. In realtà lui voleva all'inizio usarlo, questo carattere che creò in maniera informale, ispirato dai caratteri fatti a mano dai fumettisti, no? Comics significa fumetto, lo voleva usare per un nascente cagnolino che era la mascotte di Windows di quegli anni. Questo sul piano tecnico non fu possibile, ma fu inserito il Comic Sans come carattere predefinito nel Windows Movie Maker, famigerato perché ha fatto nascere tante passioni e tutti noi abbiamo smanettato all'inizio, almeno quelli della mia generazione, e poi è stato inserito nella suite, insomma nei caratteri disponibili per Office, per Word e quindi, insomma, per la famiglia Microsoft. Ed è stato questo l'inizio di un'invasione di Comic Sans che fa storcere il naso a qualunque grafico. In realtà questa è un'opinione anche un po' personale e di tanti blog, andateli a cercare, dice, in difesa del Comic Sans. È un font bistrattato perché in realtà è sempre stato usato in maniera sbagliata. È chiaro che tu non puoi fare le partecipazioni di matrimonio, non puoi scrivere un libro o non puoi scrivere delle indicazioni, che ne so, sanitarie, eccetera eccetera, come invece è stato fatto, però magari in una situazione dove devi fare un bigliettino per i bambini, cose estremamente buffe, informali, legati, che ne so, ai peluche, queste cose qua, magari il Comic Sans può avere un senso, il Sans può avere un senso, e non, probabilmente nessun carattere va bistrattato e rifiutato a priori, dipende sempre dal contesto. Il libro poi si dedica a quello a cui accennavo prima, cioè la personalità dei caratteri, in particolare alcuni caratteri un po' tarchiati, in generale il grassetto e tutti quei caratteri che sono molto marcati, forti, pieni di inchiostro, sono in qualche modo legati a un'idea di virilità, forse un'idea che oggi chiameremmo stereotipata, però tant'è, insomma, ci siamo intesi. Quelli un po' più sottili, eleganti, svolazzanti, non voglio dire leziosi, che poi vengo criticato per maschilismo, sono in qualche modo graficamente legati all'idea di femminilità. Quando poi diventano particolarmente svolazzanti, con una serie di svirls, di virgole messe appunto sulle estremità, eccetera eccetera, tutto questo può diventare retro, volutamente retro, e quindi per esempio legarsi alla pubblicità di Centrini o comunque le caramelle della nonna, eccetera eccetera. E quindi un capitolo chiaramente parla di tanto altro, che spiega in qualche modo come che è molto prezioso
prezioso per noi filmmaker per abbinare quello che noi stiamo andando a titolare, per renderlo assolutamente conforme al tipo di font e quello che in realtà trasmette, una volta che abbiamo compreso i caratteri di base: maschilità, femminilità, intraprendenza, classicismo, istituzionalità, eccetera, eccetera, eccetera. E il primo carattere, a parte la parentesi del Comic Sans, che il libro affronta è il Gill Sans, creato dall'inglese Eric Gill, che è uno dei primissimi sans serif, quindi caratteri senza grazie, quindi sostanzialmente un carattere moderno, creato, diciamo, che ha avuto un grande successo. In realtà questo è legato anche a un personaggio, il creatore, Eric Gill, particolarmente criticato e al centro di tanti scandali all'epoca, perché lui praticava rapporti incestuosi con le figlie e addirittura rapporti zoofili, cioè aveva rapporti con il proprio cane. Insomma, oggi ci fa drizzare le orecchie, figuriamoci all'epoca. Fatto sta che questo carattere, che vide la luce nel 1928, è particolarmente elegante, pur essendo asettico e neutro. Quindi è un sans serif che ha infiammato la fantasia di tante aziende, in particolare la BBC, il famoso logo con le tre lettere, è proprio realizzato in Gill Sans. Così come, sempre in ambito inglese, il logo della British Railways, la rete ferroviaria inglese, è stato realizzato sempre con questo carattere, il Gill Sans. All'esatto opposto di questo carattere così austero, elegante e in qualche modo anche neutro, insomma, che non si fa notare particolarmente, all'opposto invece è il Black Cooper. Il Black Cooper è un carattere molto panciuto, molto pieno di inchiostro, un carattere in grassetto che fondamentalmente è completamente inadatto a essere usato per scrivere un libro, no? Quindi nell'editoria, però è molto interessante per la titolazione. Ovviamente usato con perizia quando vogliamo dare un certo tipo di sapore alla titolazione, così come ha pensato di fare la EasyJet, che ha fatto il proprio logo con esattamente il Black Cooper. Cosa anche un po' strana, perché la stragrande maggioranza delle aziende, specie oggi nella modernità, si affida a dei caratteri customizzati, personalizzati, che vengono disegnati appunto apposta per loro. Ma tant'è, EasyJet in realtà, così come Kickers, il brand di calzature sportive per ragazzi e per bambini, anche quello è fatto in Black Cooper. A me in particolare il Black Cooper ricorda un font di cui il libro parla alla fine, tra l'altro ingiustamente mettendolo, secondo me ingiustamente, fra i font brutti, che è il Souvenir. Il Souvenir, nella sua versione più famosa, il Souvenir Bold, il Souvenir in grassetto, è in qualche modo, non è veramente simile sul piano grafico, ma concettualmente anche quello è molto panciuto, pieno di inchiostro, in grassetto, tondeggiante, si fa molto vedere. Tra le altre cose, il Souvenir è in qualche modo il rappresentante, il carattere icona degli anni 70, perché dischi di grandi band, così come pubblicità di tanti brand famosissimi dell'epoca, e comunque anche a livello di titolazione editoriale nelle riviste, no? Nei magazine, diciamo, c'è stato un grandissimo uso, una grande esposizione di questo Souvenir bold, questo Souvenir in grassetto, che probabilmente è alla base di il rifiuto attuale di molti grafici e teorici di queste cose. Io credo in realtà che se noi, quello che possiamo interiorizzare è che se noi stiamo realizzando un omaggio agli anni 70, per esempio ambientiamo, c'è un regista napoletano, Lettieri, che ha fatto tanti video diciamo nel mondo indie, che erano indie, Sfera Ebbasta, i giornalisti, eccetera, ambientando negli anni 80 questi video. Se noi facciamo la stessa operazione negli anni 70, cosa che per esempio è stata fatta nel video di Musica Leggerissima, no? Di Sanremo, non questo, quello scorso, ecco, in questi casi in cui noi andiamo a mettere in scena nei videoclip gli anni 70, sarebbe molto interessante utilizzare con sapienza proprio il carattere simbolo degli anni 70, cioè il Souvenir Bold. In un capitolo si parla dell'Albertus, che è anche questo un font sans serif, quindi senza grazie, ma a differenza della stragrande maggioranza dei sans serif, che ora vedremo più nel dettaglio fra poco, è un font molto molto elegante, in qualche modo che richiama anche a una certa classicità. Non è un font popolare, no? È un cittadino che parla in maniera popolare a tutti, come vedremo. Questa è una grande caratteristica in generale dei sans serif, come già abbiamo detto. Invece l'Albertus
è molto molto elegante, tanto che è spesso usato per le copertine dei libri. Un altro carattere leggendario di cui parla questo libro è il Baskerville, ancora usatissimo oggi, un carattere molto molto antico che è stato disegnato nel 1757 e che però non rese molto molto successo a John Baskerville, il quale insomma alla fine morì in povertà. E questo alfabeto, questa famiglia di caratteri, che erano caratteri con grazie, in qualche modo un po' pomposi, un po' leziosi, che avevano come grande segno distintivo, diciamo, il fregio di sotto della Q, la zampetta della Q che travalicava le lettere, diciamo, alla sua destra. E questo, insomma, è un segno distintivo. E più in generale è un carattere pretenzioso che viene usato, per esempio, nelle partecipazioni di matrimonio, quando, insomma, vogliamo un carattere in qualche modo classicista e di un certo tipo. Quando lui morì, la moglie svendette per 2 lire le matrici e i punzoni, insomma tutto il materiale di questi alfabeti su metallo, di questa font. E in realtà soltanto molti anni dopo, intorno agli anni 50, il Baskerville ebbe un grandissimo successo, soprattutto nel mondo della pubblicità, dove appunto, come vi dicevo, per pubblicizzare magari un sapone francese molto figo o tutta una serie di cose, diciamo, che rimandassero al glamour, all'alta società e quindi a un mondo, insomma, non popolare, insomma, questo carattere era particolarmente indicato per comunicare tutte queste cose. E ovviamente a noi come filmmaker tutto questo interessa, se vogliamo usare il Baskerville per titolare i nostri video. Poi sono stati fatti degli ammodernamenti, in particolare il Mrs. Eve, che sarebbe il nome della moglie di Baskerville. Fu scelto questo nome da chi si occupò dell'ammodernamento del Baskerville, anche se in realtà sono molto molto simili i caratteri, un po' diverso, ma comunque contiene tutta una serie di stilemi tipici del Baskerville, tra cui il fatto della Q, e invece il Mr. Eve, non il Mrs., il Mr. Eve, che in realtà è un sans serif, quindi un carattere senza grazie, che però appunto si rifà comunque al Baskerville. Quindi veramente, insomma, una grande storia piena di fascino per quanto riguarda questo storico e ancora usatissimo carattere. Ma il primo carattere staccato dalla cultura, dai libri, dall'editoria, ma usato in realtà perfino dalla pubblicità, ma usato sostanzialmente nelle città come cartellonistica, e quindi veramente, insomma, fu una rivoluzione, fu il Johnston Sans. Sans, ovviamente, come è immaginabile, parliamo di un carattere senza grazie, creato dall'inglese Edward Johnston, il quale durante la Prima Guerra Mondiale lo realizzò per il governo inglese, perché in realtà fu adottato nella metropolitana londinese. Il logo che noi vediamo appunto della metropolitana, famoso, e tutte le scritte interne nelle stazioni della metropolitana londinese sono appunto in Johnston's Sans, anche se poi fu rimodernato da un designer giapponese che viveva in Inghilterra, nel Regno Unito, a Londra, e questa nuova versione, che però sostanzialmente è quella vecchia, solo, diciamo, un po' fatto il restyling, porta il nome di Underground, perché appunto il carattere di Johnston è stato usato nella metropolitana londinese e poi è stato in realtà anche scelto da alcune altre metropolitane. Però la storia delle metropolitane è interessante. Per esempio, la metropolitana parigina ha utilizzato una particolare versione dell'Universe, lo vedremo, anche quello è un carattere sans serif, senza grazie, che, diciamo, insieme all'Elvetica sono i due caratteri svizzeri, e come vedremo questi caratteri, come tanti altri, sono stati influenzati forse dal sans serif che più ha creato cloni o comunque varianti, cioè il Grotesque. Dicevo, una versione particolare personalizzata dell'Universe fu usata per tanti anni nella metropolitana parigina, ma poiché i parigini, un po' come gli inglesi, sono molto nazionalisti, a un certo punto dissero no, ma noi vogliamo una cosa tutta nostra, e quindi dagli anni 90 in poi la metropolitana parigina possiede un font creato apposta che si chiama Parisienne, e quindi, insomma, ora che lo vedete nelle immagini sicuramente vi ricorderete, insomma, di questo carattere iconico per la moderna metropolitana di Parigi. La metropolitana più famosa di tutte, quella di New York,
era in una situazione particolare, perché fino a tutti gli anni 60 era gestita da tre società diverse, con il risultato che ogni stazione aveva caratteri tutti diversi tra di loro. Però a un certo punto si volle fare un'uniformità del tutto e si pensò proprio al grotesque. Però poi nel 1979 in realtà si decise, diciamo, di uniformare tutta la metropolitana di New York usando l'elvetica, che tra l'altro, come vedremo, è molto molto simile, legata proprio al grotesque. Quindi oggi la metropolitana di New York, nella metropolitana tutti i cartelli che andiamo a trovare sono scritti in elvetica, che è un font a dir poco leggendario, che si può dire che è, diciamo così, il carattere per eccellenza presente appunto nelle moderne città occidentali. E a questo punto parliamo nei caratteri svizzeri, no? Che vengono chiamati proprio così, uno ce l'ha nel nome, Helvetica e Universe, sono entrambi derivati dichiaratamente dal grotesque. Ed entrambi, l'Universe e l'Helvetica, sono, oltre a essere svizzeri, entrambi hanno visto la luce nel 1957. Sono molto simili fra di loro, proprio perché in realtà derivano entrambi dal grotesque, però l'elvetica è diventato, insomma, il carattere dei caratteri, il carattere più diffuso nelle città. Talmente questa cosa è vera, soprattutto, ma non solo, negli Stati Uniti d'America, che addirittura è stato dedicato a questo fenomeno un film che si chiama per l'appunto Helvetica e parla di un newyorkese che si mette in testa di fare a meno di questo font. Cioè ogni volta che trova questa font, questo carattere, gira e non vuole leggere quello che c'è scritto. Ma si rende conto che questo è impossibile, perché si alza e l'etichetta dove del suo pigiama, dove è scritto come si deve lavare, è in elvetica. Le istruzioni o comunque le cose scritte sulle cornflake, sulla marmellata, eccetera, sono in elvetica. Scende tutta la cartellonistica che gli è utile per prendere l'autobus, per andare in metropolitana, eccetera, tutto in elvetica. Insomma, è veramente una chimera poter fare a meno di questo carattere vivendo in particolare negli Stati Uniti d'America a New York. Quindi veramente è un carattere incredibilmente popolare, che è nato appunto come simbolo dell'Occidente, che ha fiducia nel futuro, nella tecnologia, nella città, nell'urbanizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. È un carattere che è stato soggetto a una delle più incredibili operazioni di pirateria legale, perché questo vale per tutti i font, ne parla il libro. O quando un font è coperto, come tutte le creazioni, da diritti, piace molto sia quelli classici che ancora sono coperti da diritti, sia quelli che vengono disegnati oggi e hanno molto successo, escono delle versioni. Questo avviene un po' in tutte le cose dove c'è l'ingegno umano, dalle invenzioni brevettate ai testi comici, teatrali, eccetera. Tutte le volte che c'è l'ingegno umano e viene depositato qualcosa, un'invenzione o un'opera artistica, in realtà basta cambiare, conoscendo la legge, quelle due o tre cose che tecnicamente ti rendono una cosa diversa e tu l'hai copiato. Questo succede in maniera massiccia ed impedisce ai creatori di font di diventare ricchi, perché io vado a prendere quel carattere molto molto simile, ma in realtà libero, no? Che viene dato in licenza gratuitamente. Questo è avvenuto, diciamo, il caso più eclatante con l'Helvetica, perché il signor Bill Gates si rese conto che questo era un font praticamente usato ovunque e amato dai grafici di tutto il mondo e da chiunque dovesse scrivere cartelli, libri, eccetera, eccetera. E quindi che fece? Negli anni 80 commissionò, insomma, una versione copiata, diciamolo pure, piratata, però legalmente, quindi con quelle piccole differenze, che si chiama Arial. Quindi quello che noi oggi abbiamo come standard per scrivere le cose, l'Arial, in realtà è una furba copia dell'Helvetica. Infatti, se andiamo a vedere la differenza fra i due alfabeti, bisogna andare con la lente di ingrandimento, perché sono veramente praticamente indistinguibili. Anche se bisogna dire, non è del vero, che tanti altri alfabeti, come per esempio tanti font come l'Universe, derivando dal grotesque, in realtà sono simili. Anche l'Helvetica è molto molto simile al grotesque. Però l'Arial e l'Helvetica sono veramente praticamente intercambiabili. Bene, questo era l'Helvetica, con cui tra l'altro è stato realizzato il logo dell'American Airlines. Insomma, veramente parliamo di un logo famosissimo. Ma prima di andare avanti, io volevo ricordarvi che è online il mio videocorso completo Professione Videomaker per diventare videomaker professionista. Il corso è questo. Professione Videomaker è il videocorso in quasi 20 ore di lezioni più organico e completo sul mercato italiano.
dalla tecnologia digitale e quindi le camere, i codec, le compressioni, al capitolo sugli obiettivi, cioè le caratteristiche e gli aspetti creativi delle diverse focali e ancora l'uso del follow focus. E poi gli stabilizzatori, cavalletto, spallaccio, steady, gimbal, slider, carrello e ancora ad operare i droni. Direzione della fotografia, il triangolo ISO diaframma shutter per esporre perfettamente, i corpi illuminanti a tungsteno, fluorescenza, LED, la temperatura del colore, l'illuminazione a tre punti. Ti spiegherò tutto sull'audio, i microfoni disponibili, i registratori esterni, l'uso del boom per la presa diretta. La seconda parte è dedicata alla grammatica cinematografica. Ti parlerò della regia, i piani e i campi delle inquadrature, le regole di composizione, i movimenti di macchina e il loro significato, e poi la continuità cinematografica, regola dei 180 gradi e i raccordi possibili. Sul montaggio ti parlerò dei software disponibili, attacchi, stacchi e transizioni, e ancora l'uso della musica negli audiovisivi, elementi di color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista. Come avete visto in descrizione c'è un link che vi rimanda a 20 minuti gratuiti, un estratto gratuito di 20 minuti di questo videocorso per poterlo valutare ed eventualmente comprarlo, veramente a un prezzo molto molto contenuto e popolare, considerando che si tratta di un corso di 20 ore di lezione che, come avete visto, tratta tutti gli argomenti importanti per imparare questo lavoro. Ma torniamo alle nostre lettere, torniamo alle fonts, perché abbiamo detto che poi c'è l'Universe, che è molto molto simile all'Elvetica, questo carattere che è veramente il carattere universale che rappresenta l'Occidente, la modernità, la città, l'informalità, e quindi è usato in qualsiasi ambito praticamente. L'Universe è molto simile, perché entrambi si rifanno al grotesca, e nelle intenzioni dichiarate del signor Adrian Frutiger in realtà doveva essere il carattere dei caratteri, il carattere, il migliore carattere del mondo, modestino questo signor Frutiger, per cui lo chiamò Universe. Come dire, è universale, quello lì che insomma, anche se poi questo destino fu dell'Elvetica e non tanto dell'Universe, che comunque è un font assolutamente usatissimo ancora oggi in tutte le nostre città e nelle nostre grafiche. Sempre parlando di questa tipologia di sans serif, di caratteri senza grazia, usati per un po' per tutti gli scopi di cartelloni pubblicitari, nell'urbanistica e insomma questi sans serif neutri, un po' universali, il Regno Unito ha voluto fare come al solito da solo, insomma non voleva prendere a prestito roba dagli svizzeri, tantomeno dai francesi, ed è per questo che per quanto riguarda la cartellonistica stradale, cioè proprio i cartelli che ti indicano le strade, fu inventato dagli inglesi il Transport, che è una font che poi è diventato universale, è diventato la font più usata in tutta Europa, Italia compresa, per la realizzazione di cartelli stradali. Questa cosa insomma fu possibile grazie a un bando vero e proprio, un concorso indetto dalle autorità inglesi, concorso che fu vinto da una coppia famosissima, cioè John Kinner e Margaret Calvert, che appunto vinsero questa gara e dettero l'avvio a questa font, che sarebbe diventata la font più usata al mondo per i cartelli stradali. In realtà questo carattere, il Transport, è una font che è un po' un ibrido, comunque rimanda molto sia al grotesque, tutti quanti insomma si rifanno a questo grotesque, che al Johnston, quello lì insomma ricorderete che è il carattere della metropolitana inglese inventato da Johnston. E poi nel libro si parla di un carattere veramente pesante, veramente che urla la sua presenza e che come tale deve essere usato con intelligenza e assolutamente non di routine, cioè il gotico. La cosa curiosa è che in realtà la stampa di Gutenberg, la famosa Bibbia, fu fatta proprio in gotico. Però certo oggi pensare di scrivere un libro, insomma quindi per la lettura agevole, in gotico è una follia. Però in realtà il gotico, che poi
poi diciamo che si chiama gotico nella tendina di Word. Diciamo, questi font hanno altri nomi come Frankfurt Schwabacher e Old English. Dice Old English, però parla di una cosa tedesca, perché il gotico è espressione dell'antica Germania, in particolare del mondo della Baviera. Ed è per questo che oggi ha senso usarla, per esempio, per brandizzare le birre, alcune birre tedesche, o in generale degli eventi come l'Oktoberfest che ricordano quel mondo della birra tedesca, così come, anche se non si sa bene perché, il gotico è assolutamente legatissimo all'heavy metal, quindi una band inglese-americana che si occupa di heavy metal normalmente utilizza questo carattere che le dà una connotazione molto energica, insomma di grande personalità. Ricordiamo che un'altra connessione è quella col partito e quindi con il periodo nazista della Germania, perché in quegli anni i famosi avvisi nelle città, alcuni veramente terribili come sappiamo, erano fatti proprio in gotico, perché appunto il gotico rappresenta la germanicità e quindi la razza ariana, eccetera, 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 eccetera. A tutto al contrario, baluardi di libertà come i quotidiani americani più famosi, il New York Times, il Daily Telegraph, eccetera, eccetera, quasi tutti, o perlomeno una buona parte di quotidiani americani, per il loro titolo, per la testata, utilizzano per l'appunto il gotico. È una cosa veramente, se vogliamo, strana. Quindi in tutti questi ambiti, se vogliamo parlare dell'Oktoberfest fatta nella nostra città, o vogliamo fare una finta birra, o vogliamo parlare in un documentario di nazisti, o heavy metal, eccetera, eccetera, in realtà il gotico lo possiamo usare. Come valeva per il Comic Sans, non è che c'è un divieto, ma è chiaro che se faccio un video divertente o se faccio un cortometraggio, non ha senso farlo in gotico se non parla di queste cose come di cui vi ho appena parlato. E a proposito di tedeschi, il Futura è un altro sans serif molto 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 famoso, nato nel 1924 più o meno con gli stessi intenti del Grotesque, dell'Helvetica e dell'Universe. Come spesso accade con i sans serif, con i senza grazie, questo carattere voleva essere universale, moderno, cittadino, neutro, eccetera, eccetera. Rispetto a tutta la famiglia Grotesque, Universe, Helvetica e non solo, come abbiamo visto, il Futura è meno tondeggiante ma è più oblungo, cioè nel senso è più slanciato verso l'alto. Questo conferisce una maggiore eleganza e un minore essere popolare di questo carattere, che comunque ha invaso la grafica di tutto il mondo. Nato nel 24, continua ad avere molto successo e tra l'altro, oltre ad essere ancora il carattere ufficiale nelle pubblicità della Volkswagen, in realtà il suo apice come popolarità è il fatto che sia stato usato per comporre il famoso cartello che è stato messo dai tre astronauti sulla Luna in seguito durante la missione Apollo 12, dove c'è questo famoso cartello: qui tre persone hanno messo piede, veniamo in pace, eccetera, eccetera, eccetera. Quello fu realizzato col carattere Futura. E a proposito di Apollo, quindi di americani, ma gli americani non ce li ha nominati, tutti svizzeri, qualche francese e la maggior parte inglesi. In realtà la maggior parte dei quotidiani americani usano caratteri inglesi come il Time Roman e il Times New Roman, che sono due caratteri legati proprio al Times, il quotidiano inglese. Diciamo, sono stati fatti entrambi, anche il Times New Roman, che è il carattere con grazie più famoso al mondo e più utilizzato nelle ancora ad oggi, fu proprio realizzato su commissione per essere appunto adoperato sulle colonne del Times di Londra. Però un carattere utilizzato nell'editoria, in particolare per i titoli del New York Times, che invece è stato disegnato, realizzato in America, esiste, ed è il Cheltenham, che è un carattere un po' pretenzioso, un po' raffinato, che viene utilizzato, dicevo, dal New York Times per realizzare i titoli sulle proprie colonne. Ma forse il carattere made in USA più conosciuto e più longevo e di successo è il Franklin Gothic. Di Gothic non c'è niente in realtà, c'è solo il nome. Franklin in onore al presidente Benjamin Franklin. È un carattere sans serif, inutile a dirlo, ormai l'avete capito, anche questo che si rifà ed è molto influenzato dal grotesque. Per cui, diciamo, alla fine potrebbe somigliare anche all'elvetica, ma rispetto
rispetto all'elvetica è più tarchiato, è un po' più sgraziato e quindi anche un po' più simpatico e in questo senso un po' meno universale. È il carattere ufficiale della New York University, prestigiosissima università. Il Bodoni invece è un carattere molto molto legato alla eleganza, è un carattere con grazia che viene usato soprattutto nel mondo del fashion, nel mondo dell'alta moda e delle riviste che parlano di moda. Una font che ha una storia ricca di fascino, una font legata all'America, è Gotham. Gotham fu creata nel 2000 per la rivista, apposta per fare il logo della rivista GQ. Quelle due lettere sono fatte in Gotham, ma il grande successo, il fatto che se ne sia parlato poi tra grafici di tutto il mondo, è perché è legata alla campagna elettorale di Obama del 2010. I famosi cartelli Yes We Can e tutte quelle altre frasi, insomma, ma che sono state veramente importanti nella storia della comunicazione politica e se vogliamo del marketing, insomma della comunicazione in generale, sono state realizzate con questo carattere che è considerato molto schietto, molto popolare ed è infatti è un sans serif, come la maggior parte dei sans serif è moderno, democratico e popolare, quindi l'ideale per un candidato del Partito Democratico. Un errore, secondo molti esperti di comunicazione grafica, fu fatto proprio dalla sua rivale interna al Partito Democratico, Hillary Clinton, che adoperò un carattere con grazie, che appunto era un po' lontano dall'idea di popolarità, di essere popolari e alla mano, mettiamola così, che dovrebbe essere tipica dei democratici, e anche il rivale dall'altra parte, cioè dei conservatori, vale a dire McCain, utilizzò un carattere molto elegante e legato al passato, alla classicità, vale a dire Optima, che infatti è molto usato nel mondo dei profumi, delle cose fashion e glamour. Probabilmente però non fu un errore, perché io l'elettore medio tipico del partito repubblicano, i conservatori, è legato più a un certo tipo di mondo di valori e quindi quel carattere, diversamente da quello che valeva per Hillary Clinton, usato da un conservatore, aveva insomma il suo essere messo a posto, comunicare esattamente quello che quel candidato voleva comunicare. E poi il libro continua a parlare di tantissime cose interessantissime anche proprio sull'uso e su quello che comunicano le fonts, continua con tanti altri esempi e tanti altri caratteri, veramente insomma è un libro piuttosto voluminoso che io veramente non smetterò mai di consigliarvi perché veramente è importante titolare con appropriatezza i nostri video, soprattutto quelli diciamo di taglio televisivo e documentaristico. Io vi chiedo come sempre di iscrivervi a questo canale attivando la campanella. Se vi va, vi aspetta un gruppo privato Facebook Professione Videomaker, dove potete contattarmi in privato o comunque fraternizzare con i tanti videomaker che lo affollano. Noi ci vediamo su questo canale la settimana prossima. Grazie di essere stati in mia compagnia e ciao. Ciao, sono Mauro Casotti, autore del bestseller Amazon Professione Videomaker e dell'omonimo videocorso che spiegano tutto sul videomaking. Con la mia officina video ho realizzato tantissimi video che hanno raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Sono qui per presentarti Video Virali, il corso italiano che ti insegna a realizzare video dai grandi numeri sul web. Video Virali non spiega trucchi e scorciatoie da usare sui social e non è incentrato sulle inserzioni a pagamento. Video Virali ti insegnerà i segreti della scrittura di un video, le regole della sceneggiatura, l'importanza del ritmo, le astuzie del montaggio, l'uso della musica, la gestione degli attori. Ti dirò tutto quello che so su argomenti e meccanismi specifici che emozionano e rendono virale un video. E ancora, la moderna figura del videomaker, l'evoluzione dei modelli pubblicitari, i segreti del product placement. Il videocorso è diviso in 9 capitoli e dura 7 ore e mezza. Se ti occupi di videomarketing, se sei un filmmaker che si muove sul web, se vuoi raggiungere grandi numeri con i tuoi video, Video Virali è il corso che fa per te.